Niente assunzione dei docenti e autonomia per il Veneto con nuovi ostacoli. L'ira del governatore Zaia. Un contagiorni sui nostri schermi ora segnala quanto tempo è passato dal referendum per l'autonomia. L'opposizione non ci sta e risponde, lasciato un bilancio in ordine se la giunta taglia progetti per scelta politica. A Pove del Grappa una nube di polvere nera residuo di produzione preoccupa gli abitanti, controlli in corso. Entro l'autunno il Grappa si doterà di 15 colonnine per la ricarica delle automobili elettriche. Buonasera telespettatori, ad oggi 19 luglio 2019 sono trascorsi ben 635 giorni di attesa del governo per l'autonomia del Veneto e da quell'importante referendum consultivo che dimostrava come i veneti volessero di fatto l'autonomia. In crescita quindi quotidiana sarà dunque la scritta che vedete sulle nostre emittenti del network per non dimenticare mai l'iter instradato senza che a Roma ci sia mai stata poi una reale risposta agli oltre 2.328.000 votanti della nostra regione. Sentite. Un'autonomia che fa rima con agonia. È la madre di tutte le riforme, ma il suo percorso è tra i più accidentati mai visti e tarda ad arrivare da troppo tempo. Tanto tempo che forse nessuno se lo ricorda bene. Così da oggi le emittenti del network Media Nord-Est diventano protagoniste di quella pressione che il territorio del Veneto giustamente interpreta con le proprie pretese di efficientamento nella macchina amministrativa. Uno speciale orologio dei giorni passati compare da oggi sugli schermi di Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est per tenere costantemente aggiornati i propri telespettatori sui passi perduti sinora per i tanti contrasti interni al governo, quel governo che nel proprio contratto aveva promesso l'autonomia per il Veneto. Parte un vero e proprio data lapse che ad oggi riporta come dal 22 ottobre 2017 siano passati 635 tramonti senza albe di novità. 635 giorni conditi di promesse, speranze, liti romane e attacchi. Rischiamo di assuefarci a slittamenti furbeschi, ritardi pietosi e indecisioni sconfortanti. È la politica del rinvio con cui si ritiene di nascondere i grandi problemi, spiega il direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, per cui un counter è utilissimo a ricordarci quanto tempo è passato dal referendum e quanto rischia l'intero paese per colpa delle clientele dei potentati e dei grandi burocrati dello Stato centrale, i veri nemici dell'autonomia. Un counter che ogni giorno aggiungerà un numero a quello già enorme che separa il quotidiano dal 22 ottobre 2017, una scritta fissa sull'emittente del network per non dimenticare mai l'iter instradato senza che a Roma ci sia mai stata una reale risposta agli oltre 2.328.000 veneti votanti in questa regione. E con il prossimo servizio vogliamo fare un riassunto della giornata sulla dibattuta questione sull'autonomia. Ci saranno ancora alcuni passaggi, ma ragionevolmente ci avviciniamo al punto finale. Un vertice meno lungo del previsto, quello di oggi sulle autonomie, al termine del quale il Premier Giuseppe Conte ha parlato di passi avanti e si è detto fiducioso di essere ormai in dirittura d'arrivo. Di certo, nel corso della riunione alla quale hanno partecipato il Vice Premier Luigi Di Maio e tra gli altri i ministri Erika Stefani, Marco Bussetti e Sergio Costa, assente Matteo Salvini, è stato soppresso l'articolo 12 del testo redatto dalla Veneta Stefani, quello sulla scuola, un punto, l'istruzione, sul quale il Movimento 5 Stelle non era disposto a cedere e alla fine l'ha spuntata. L'articolo sull'assunzione diretta dei docenti su base regionale, come chiedeva la Lega, è stato depennato. Del resto il Premier Conte lo sottolinea più volte, è un negoziato tra Stato e Regioni e lo Stato non ha intenzione di cedere tutte le competenze richieste dai governatori. Abbiamo trovato un punto di equilibrio su questo fronte. Probabilmente lo preannuncio e poi ovviamente avrò modo di parlare direttamente ai governatori direttamente interessati, non avranno tutto quello che hanno richiesto, ma ci sta. Dobbiamo entrare nell'ottica che è un negoziato tra Stato e Regioni. E negoziato significa reciproche concessioni. Il ministro Stefani affida il suo commento ai social. Su sanità, ambiente e sviluppo economico sono state accolte le richieste delle regioni. Una svolta per il territorio, per i cittadini e per le imprese. L'autonomia funziona però se c'è quella finanziaria. Non accetteremo nessun compromesso, scrive Stefani. Alla fine, quello che doveva essere il D-Day si conclude con un altro ennesimo rinvio, pare probabilmente alla prossima settimana. Sentiamo ora il commento del governatore Luca Zaia.
politica del gambero, cioè imbarazzante, quantomeno possiamo dire che anche poco rispettosa nei confronti di noi veneti. Noi sono passati 636 giorni e da quando abbiamo fatto il referendum abbiamo fatto tutti i compiti per casa, abbiamo presentato le carte, gli studi, abbiamo presentato una bozza di contratto scritta da autorevoli costituzionalisti. Abbiamo scritto una bozza di contratto scritta da autorevoli costituzionalisti, da accademici, tributaristi, fiscalisti, e qui ogni giorno vediamo la politica del gambero, si va più indietro che avanti, si apre come un carciofo questa storia dell'autonomia, ogni giorno c'è qualcuno che dice una roba, il giorno dopo dice il contrario, oggi hanno detto che hanno deciso che non daranno più le competenze sulle scuole. E parimenti hanno deciso che rivedranno la norma finanziaria, ma vorrei ricordare ai cittadini che possono decidere tutto quello che vogliono, ma se io non firmo non gli serve a niente tutta sta roba, perché la legge dice che il contratto deve essere firmato dalla regione, dal presidente della regione e dal presidente del consiglio. Se non è così parlano per niente e io non firmerò mai ste robe perché le prese in giro non mi piacciono. Siamo alla politica bassanese con il primo grande scontro politico che si gioca sul bilancio, quindi la giunta accusa l'amministrazione precedente mentre l'opposizione nega di aver consegnato i conti in disordine. Il nostro servizio. 24 ore prima la giunta comunale di Bassano aveva usato l'artiglieria pesante. La giunta Poletto, hanno fatto sapere, ci ha presentato un bilancio squilibrato, mancano per il 2019 entrate per circa 3 milioni, ci dispiace ma dobbiamo usare la forbice e tagliare progetti. Tra questi la Casa della Musica, all'ex ospedale, che era molto atteso, l'acquisto del Teatro Astra, che era per la verità piuttosto velleitario, e soprattutto l'importante riqualificazione urbana del campo sportivo del quartiere Pre, grande occasione di rilancio non solo per quella zona, ma per tutto lo sport cittadino a livello giovanile. 24 ore dopo l'opposizione si fa sentire, contesta con una conferenza la verità dei dati e sostiene di aver invece lasciato in mano alla nuova giunta un bilancio sano. Insomma, dice Vernillo, hanno tagliato opere pubbliche per fare altro, scelta lecita, dicono le opposizioni, ma non ci vengono a dire che è colpa del bilancio, si prendono la responsabilità delle scelte politiche. Abbiamo tolto degli interventi che erano finanziati con soldi veri di avanzo, il quartiere Pre, la Casa della Musica, la Scuola di Sant'Eusebio, per dirne alcune, per fare delle altre cose. Alcune cose erano magari necessarie, ma altre sono delle chiare scelte politiche. Sul bilancio, è bene dirlo, c'è sempre fumo negli occhi. Le giunte uscenti promettono l'impossibile e quelle entranti raccontano che anche ciò che è possibile, ma sgradito, non è invece possibile. E allora parliamo di bilancio, in particolare per quanto riguarda il campo sportivo di Via Pre. Per vincere nel gioco dei tre bussolotti bisogna trovare 1 milione, eccolo qua sotto. Ma dice la giunta attuale, beh, con il bussolotto Poletto non c'erano i soldi, erano solo virtuali. Già che ci siamo, dice la giunta Pavan, i soldi non li mettiamo proprio, non ci sono neanche qua dentro. E chiudiamo. Quindi ragionevolmente bisognava vincere qua, ma come il gioco delle tre bussolotti in realtà non vince nessuno. Un bilancio comunale può essere invece trattato con una palla da bowling, sparisce via tutto e spariscono anche le speranze della riqualificazione di un quartiere periferico cittadino? È questo che ci chiediamo. Il bilancio comunale è o non è come il gioco dei tre bussolotti? La storia di come spendere i soldi del bilancio fa parte ovviamente del bottino del vincitore, che, lo ricordiamo, è stato eletto e deve rispondere ai cittadini dei programmi e delle scelte e ha tutti i diritti di buttare nel cestino idee e progetti che non piacciono, ma ha anche il dovere di fare comunque sempre il bene della città. E come non possa essere considerato un bene prioritario della città un progetto come quello del campo sportivo del quartiere Pre, in pieno rilancio del calcio giovanile a Bassano, francamente non è chiaro. E tra i progetti tagliati quindi c'è la Casa della Musica al vecchio ospedale e una delle associazioni che resta senza casa con amarezza lancia un appello al comune. Lo scopriamo anche noi con sconcerto, devo dire. Ieri sera il vostro servizio e il giornale di oggi ci conferma che questa casa, che era stata già deliberata dalla precedente amministrazione per motivi che non sto a sindacare perché non competono a me, viene comunque cassata da questa nuova amministrazione. In spregio alla cultura, in spregio a delle associazioni che aspettano da anni di essere sistemate e messe in maniera logica e decente per quanto riguarda la loro vita associativa. Ha un appello da fare agli amministratori?
L'appello è ovvio a questo punto, è quello di ripensarci un attimo e di spiegarci quantomeno non solo in termini economici, perché non credo che l'investimento per, stanziato per la Casa della Musica sia tale da sconvolgere in ogni caso i piani di questa amministrazione, perché ci mettono di nuovo alla ricerca di un qualcosa che difficilmente troveremo. Mi sembra una cosa assolutamente illogica, per non dire di peggio, e voglio fermarmi qua. Polvere nera ovunque, dentro e fuori casa, e alcune telespettatrici ci hanno chiamato. È pieno anche il terrazzo. Già, anche il terrazzo, ma non solo, insozzato da polvere nera. Una nuvola, la vedete, che si è alzata durante i lavori nel cortile di un'azienda di via Camaro Lazzaro a Pove del Grappa. L'aria ha fatto la sua parte, portando materiale impalpabile e scuro ovunque. A chiamare Rete Veneta sono state le residenti in questo complesso, proprio davanti alla ditta, molto arrabbiate e preoccupate. Che avevano macinato del materiale, che subito mi hanno detto che doveva essere del sughero, e ne hanno macinato un 5 metri. Praticamente, e noi ci siamo ritrovati dentro in casa di tutto di più, polvere nera, volatile, che non riesci a togliere neanche con la scopa, devi usare per forza lo straccio bagnato, ok, ma dappertutto, perché ce l'abbiamo adesso dentro nei condizionatori che non possiamo accendere, sui pannelli solari che sono tutti da lavare, i tetti saranno impregnati dappertutto, ce l'abbiamo dappertutto. Fai col dito così? Questi sono i cuscini. Un disastro. Oh, Roberta, hai fatto bene a lasciarla lì. Sì, l'ho lasciata lì. Questi sono i teli che avevo fuori, l'ombrellone e i davanzali sono guardabili. Io ho mal di gola. Un po' di nausea e questa raucedine, sì. Innegabile, sì. E anche lei? Eh sì. Da stamattina ho bevuto ormai 3 litri d'acqua, ma non mi va giù, ogni tanto mi schiarisco, ma non la sento andare giù. Le ditte serie fanno un lavoro serio e la immagazzinano come va immagazzinata, non spargendola in giro per il territorio. Non si fanno queste cose qua. In mattinata carabinieri della Forestale e ARPAV per verificare la tipologia del materiale volatile che è stato diffuso dal vento nelle abitazioni, e il sindaco Francesco Dal Monte ha voluto verificare di persona, si è recato sul posto. Come pensa di muoversi il comune? Perché adesso è uscita anche l'ARPAV, loro chiedono di capire di che cosa si tratta, che lavorazioni, che materiale viene trattato. Sì, noi chiaramente siamo attenti alle problematiche che ci sono in questa zona, in particolare in questa ditta, però dobbiamo chiaramente aspettare gli esiti dell'ARPAV, gli esiti dei controlli dei carabinieri forestali e della nostra municipale. E, quando avremo qualche dettaglio in più, chiaramente ci muoveremo di conseguenza. E dentro l'anno, anche sul massiccio del Grappa, ci saranno 15 colonnine per la ricarica di auto elettriche. Oramai le auto ibride o le elettriche rappresentano sempre più la normalità, ecco comparire entro l'anno 15 colonnine anche sul massiccio del Grappa, dal territorio di Pieve a quello di Monfumo, Castelcucco, un notevole passo avanti per un obiettivo prefissato da tempo. Siamo dell'idea che dobbiamo assolutamente infrastrutturare tutta la nostra zona e sicuramente la parte bassa, diciamo, che ha nelle immediate vicinanze del Grappa, ma ovviamente pensare anche a una infrastrutturazione di questo tipo anche per il massiccio tutto. Un progetto importante verso la modernità a costo zero. È un progetto che ha portato avanti Enel, che ci ha proposto Enel e al quale subito noi abbiamo aderito, per cui costo assolutamente gratuito per noi tutti, ma ovviamente ci sarà poi la ricarica che sarà a carico del beneficiario. Incidente stradale oggi pomeriggio a San Zenone. San Zenone degli Ezzelini si distrae e si schianta con la moto contro un camion. Miracolato, un 50enne nativo di Lecce residente a Hong Kong, che oggi pomeriggio, percorrendo via Boschier mentre consultava il GPS in sella alla sua Ducati, non si è accorto che stava arrivando dal senso opposto un mezzo pesante, l'ha centrato in pieno. L'uomo è finito nel fosso pieno d'acqua al lato della strada, dove lo hanno trovato i sanitari del SUEM 118 di Crespano. Dolorante, ma salvo, per lui solo una sospetta frattura al gomito sinistro. Aruana, rivalutazione del cimbro.
Roana, al via il secondo appuntamento del Festival Oga Zeit, manifestazione interamente incentrata sulla cultura cimbra. Domani mattina passeggiata guidata alla chiesetta di Santa Margherita di Rozzo e nel pomeriggio a Cesuna laboratori e spettacoli per i più piccoli per terminare alla sera con la partenza della fiaccolata che condurrà al Parco delle Leggende. Domenica a Campo Rovere ci sarà la partenza per l'escursione Camparube, i coloni dell'altopiano, boscaioli e cacciatori, seguita da un laboratorio per i bambini, caccia agli ingredienti magici nel bosco con le streghe e poi tanta musica a Canove per prepararsi alla tradizionale attraversata della Val d'Assa. E scendiamo ora a Marostica nel prossimo servizio. Marostica, sono cominciati i lavori del nuovo campo da calcio in erba sintetica di ultima generazione allo stadio Virgilio Maroso. 340.000 euro stanziati dal comune, altri 50.000 dall'USD marosticense. Le opere termineranno entro la prima quindicina di settembre. Oltre 300 atleti seguiti dall'Unione Sportiva potranno così usufruire a breve di un impianto moderno che andrà a qualificare un'area strategica per lo sport cittadino. Il campo potrà essere utilizzato per molte ore al giorno, tutti i giorni della settimana, coniugando così gli allenamenti pomeridiani con la possibilità di far giocare un alto numero di sportivi nell'impianto stesso. Clamorosa notizia dai sindaci dell'Unione del Medio Brenta che hanno deciso di sciogliere la storica associazione dei comuni per nuove forme di convenzioni. Cucù, l'unione non c'è più. Scivola via nelle acque del fiume che unisce i comuni di Curtarolo, Vigo d'Arcere e Cadoneghe l'unione del Medio Brenta. L'esperienza è finita e la notizia che in zona del Clamoroso è arrivata nel corso di una conferenza stampa comunitaria. Un'ultima occasione di fare una cosa assieme, poi via ognuno per la sua strada. Questa scelta è stata sicuramente valutata, ponderata, unitamente agli altri due sindaci di Cadoneghe e di Vigo d'Arcere. Scelta che abbiamo, che siamo appunto arrivati a fare dopo chiaramente dei dati importanti che sono quelli del bilancio, ma anche grazie ai tecnici, insomma non soltanto sul piano contabile ma anche tecnico. Sicuramente una decisione sofferta, complessa, però io credo che bisogna arrivare, insomma, ad avere il coraggio anche di prendere decisioni di questo tipo. Perché cosa? Per portare sicuramente ai cittadini dei servizi che siano chiaramente più efficienti, ma soprattutto legati al territorio. A questo punto i cittadini si chiedono cosa cambierà per loro. Cambia che tutti avremo la possibilità di prendere una grande boccata d'ossigeno, avere delle decisioni che verranno prese in comune e non più in una sovrastruttura lontana che ha prodotto inefficienze praticamente su tutti i settori tranne sostanzialmente nel SUAP. Quindi le decisioni verranno prese qui in comune dall'amministrazione direttamente, decisioni più veloci, più gestibili. I sindaci fanno sapere che questo non è l'inizio di un percorso di fusione e aprono invece a nuove forme di convenzioni di servizi. Credo che per i cittadini ci sarà un miglioramento. Dicevo prima e lo ribadisco, noi andiamo alla chiusura che ci vorrà del tempo, però quando si chiuderà l'unione saranno già fatte le convenzioni, saranno pronte. Credo che per i cittadini e neanche per gli indipendenti cambierà nulla assolutamente, anzi migliorerà la situazione che adesso è un po' in sofferenza su qualche servizio. Tengo a ribadire che l'unione non è stata tutto un disservizio, ma però ci sono servizi che funzionano. Posso dire che il SUAP è uno dei migliori, un fiore all'occhiello, e dobbiamo mantenerlo insomma anche con la convenzione. Ora Cittadella per la Notte di Fuoco. Cittadella, stasera il centro storico ospiterà la Notte del Fuoco, un evento organizzato dall'associazione Vivi Cittadella in collaborazione con l'amministrazione comunale Ascom Confcommercio. Protagonista della serata sarà il primo dei quattro elementi presenti in natura, il fuoco, che animerà le vie e le piazze della città murata con spettacoli, esibizioni di artisti di strada, giocolieri, sputafuoco e sfilate itineranti di gruppi di figuranti. La serata presenterà un programma ricco di attività e spettacoli, tra bicoi con i suoi trampolieri itineranti. Percorreranno le vie del centro storico stringendo nelle loro grandi e possenti mani torce infuocate che richiameranno l'attenzione di cittadini e visitatori. Previsti anche spettacoli di danza, teatro, acrobazie e coreografie fiammeggianti. Focus questa sera alle 21.15, ospiti in studio saranno Federica Pietrogrande, Luciano Sandonà, Enrico Scacco e Giorgio Tronca, quindi non perdete l'appuntamento. Vediamo ora le previsioni del tempo del generale Giancarlo Iannicelli. Grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata a tutti voi. Ogni giorno selezioniamo i migliori produttori veneti per garantire la miglior qualità al minor prezzo dei nostri formaggi e salumi. Bresaola di Angus 2,50 euro letto, mozzarella di capra 1,90 euro.
L'anticiclone delle Azzorre si espande su di noi, non così intensamente, però quel tanto che è sufficiente per proteggerci dai sistemi perturbati. Restano scoperte in parte le Alpi, dove scorre qualcosa, quindi un po' di nuvolosità, ma nulla più. Più in dettaglio prevediamo un po' su tutte le nostre zone. Per sabato e per domenica c'è l'imprevalenza sereno, è una velatura del cielo, sarà possibile domenica in pianura, ma temporanea, senza assolutamente nessun effetto. Addirittura poi nella prossima settimana gran parte trascorrerà all'insegna del tempo soleggiato, con temperature che di nuovo arriveranno a valori che si avvicineranno anche ai 35 gradi, quindi una nuova ondata di calore. In questo fine settimana però le minime saranno intorno ai 20 gradi, le massime dai 30 ai 32 gradi. I venti sono deboli, quasi inesistenti nelle zone interne, un po' di brezza lungo le coste. Per finire l'Alta Adriatica è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. Accompagna i tuoi piatti estivi con il formaggio Latteria Dolce a 4,90 € al chilo. Inoltre, prova lo speck trentino a 1,39 € letto. Cherubin, a Bassano, via Gobbi, aperto con orario continuato.